turistica avviata e il caldo incombente, con il danno sanitario pesantissimo alle porte. Lei parlava di poteri sostitutivi che il Presidente Crocetta richiede puntualmente e voi non date, e noi siamo contenti che voi non li date, ma noi abbiamo anche mandato una lettera al Ministero e anche all'ANAC, perché seguiamo puntualmente la situazione, dove chiediamo una cosa ovvia, che però appunto non abbiamo ricevuto risposta. Se ci dovesse essere un commissario, se e solo se, perché ripeto siamo assolutamente contrari perché l'incapacità è palese, se ci fosse un commissario, questo non deve avere nessun legame con l'amministrazione regionale, non deve avere nessun legame con il governo regionale e deve camminare di pari passo con i pareri preventivi e vincolanti della Corte dei Conti. Perché la dobbiamo finire, Regione Siciliana, di tenerci questo battesimo dettato all'incapacità. È una voluta incapacità su cui anche la magistratura sta indagando. Quindi vi chiediamo, come governo nazionale, di intervenire perché ne avete le competenze. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 32406 dei deputati Borghesi ed altri, concernente elementi di iniziativa in ordine al calendario venatorio relativo ad alcune specie di uccelli selvatici, anche con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 concernente l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti di alcune regioni. Il deputato Borghesi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A 1 minuto, prego. Grazie Presidente. Ministro, c'è una direttiva europea, la 14 del 2009, che disciplina l'attività venatoria. È una legge nazionale, la 157 del 92, che la recepisce e demanda alle regioni il compito di definire i calendari venatori per alcune specie, come tordo, bottaccio, beccaccia e cesena. La legge prevede un periodo di caccia fino al 31 di gennaio. Non si capisce perché il governo abbia inviato alla Commissione europea nel documento Key Concept dati che vanno in contrasto con la legge stessa ed abbia deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni che hanno disposto calendari venatori rispettosi della legge e della direttiva europea stessa, disponendo la chiusura.